La vicenda dello studente 18enne del Polo 3, sottoposto mercoledì scorso a trattamento sanitario obbligatorio dopo aver rifiutato l'uso della mascherina, diventa un caso nazionale. Il ragazzo ricoverato nel reparto di psichiatria di Pesaro è stato dimesso domenica scorsa, in anticipo rispetto ai 7 giorni di legge del TSO, su iniziativa dei medici del reparto che hanno valutato la mancata delle condizioni per trattenerlo. Un caso su cui vuole far chiarezza anche l'avvocato di Pesaro Isabella Giampaoli, che ha assunto su mandato diretto la tutela del giovane con il consenso dei genitori. Avvocato Giampaoli, la vicenda del ragazzo sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio è diventata ormai un caso nazionale. Lei ha detto che è stata gestita questa vicenda in maniera scandalosa, andrò fino in fondo. Che cosa intendeva dire? Intendo dire che effettuare un TSO con una brutalità e una violenza come quello che è stato eseguito a Fano, soprattutto nei confronti di un ragazzo di 18 anni, e quindi così giovane e che non aveva nessuna motivazione, ritengo che sia un fatto gravissimo e per fortuna ha avuto l'attenzione nazionale. Il provvedimento di TSO ovviamente va impugnato davanti al Tribunale di Pesaro e chiederò l'annullamento e inoltre andrò anche avanti con le azioni penali, perché ci sono secondo me delle responsabilità penali in questa vicenda notevoli. Quindi lei farà un esposto alla procura come dichiarato sulla stampa? Assolutamente sì. Ha avuto modo in questi giorni di parlare con il ragazzo e se sì come l'ha trovato? Sì, ho avuto modo di parlare col ragazzo, è tranquillo e felice di essere finalmente a casa, è sereno, però ovviamente è molto provato perché è una cosa che gli lascerà una ferita indelebile nella sua vita. Che cosa le hanno detto i genitori dello studente? Sono rimasti letteralmente sconvolti perché una cosa del genere, tutto, si sarebbero aspettati tutto tranne che appunto un evento così brutale che hanno vissuto poi personalmente, perché al pronto soccorso sono arrivati quasi subito, quindi hanno seguito tutta la vicenda personalmente. Lei sulla stampa locale ha dichiarato che andrà avanti contro tutti, che cosa intendeva dire con queste parole? Per verificare le responsabilità penali di tutte le persone che sono state coinvolte in questa vicenda orribile.